L'appuntamento venerdì alle 8 alla parrocchia di San Giuseppe Lavoratore si chiama, è uno dei tanti dell'agenda del Papa in Kenya a Nairobi, ma per Francesco si sa, è importante, forse anche più degli altri, se è vero che ad ogni trasferta fuori d'Italia va a incontrare i poveri, si può dire, a casa loro. E qui in Kenya davvero per gli organizzatori del viaggio di posti del genere ce n'era un'infinità. Tra tutti gli slum di Nairobi la scelta è caduta su Kangemi, pare per motivi di vicinanza dall'Annunziatura dove il Papa è alloggiato. In realtà le scene non cambierebbero granché. Questo più o meno è il contesto infatti in cui vive metà abbondante dei 5 milioni di abitanti di questa megalopoli. Ci sono quartieri più residenziali che sembrano isole quasi nel povero mare di casupole ammonticchiate. Quelle in muratura sono l'eccezione, specie se a due o tre piani come questa, da cui osserviamo sullo sfondo i palazzi del centro. Aziende, uffici, hotel della clientela internazionale, gente che mai naturalmente si vede qui a Kangemi, dove per la cronaca si dice vivano quasi 200.000 persone. Fa un po' strano perciò, scendendo di nuovo in strada, essere additati alle spalle come Muzungu, uomo bianco, ma è solo benevola curiosità, anche se poi quando calerà il buio il consiglio è andarsene senza indugi. I più allegri e curiosi sono i bambini che saltano fuori dappertutto e ci seguono a frotte, incuriositi soprattutto dalla telecamera. Presto ne vedranno tante altre e il motivo eccolo qui in bianco su sfondo rosso sul muro pitturato di fresco, e cioè Karibu Baba Francisco. Di fronte ecco la parrocchia, meta del Papa, con la chiesa dove fervono ancora i preparativi. Very excited. Molto eccitato e felice non può che dirsi il parroco, gesuita peraltro, come Bergoglio, ma questo premette non ha nulla a che fare col perché il Papa viene qui. Da quel che ho capito, conferma, Kangemi ha un accesso più facile per il corteo papale rispetto a slam di altre zone della città. Specie adesso, aggiungiamo noi, che qualcuno ha buttato apposta un po' di ghiaia sulla strada principale, altrimenti sconnessa come tutte le altre. E parentesi, quasi tutti dovranno accontentarsi di vedere da qui Francesco arrivare ed andarsene. È stata una sfida grande, riferisce con aria quasi sconsolata padre Robert, soprattutto per il numero davvero piccolo di persone che potranno entrare qui. La nostra parrocchia ha avuto solo 300 dei 1200 posti in tutto, gli altri 900, abbiamo appreso, sono per 11 parrocchie di altre baraccopoli di Nairobi. Così il Papa idealmente incontrerà tutti i poveri della città, con priorità a bambini vulnerabili, famiglie più povere, malati e disabili, e non tutti, sottolineano, per forza cattolici, perché il Papa attira anche i tanti fedeli di altre comunità. There are so many needs. Qui ci sono tanti bisogni, tante necessità e richieste, bambini poveri, senza scuola, qualcuno nemmeno ha cibo da mangiare, non c'è assistenza sanitaria. Poi il suo sguardo si illumina quando racconta. So you can see the people are inspired. Si vede proprio che la gente si sente ispirata dal Papa, che abita a Roma e adesso viene qui lui. Questo è un fatto che trasmette molta ispirazione e farà crescere certamente la fede della gente. Intanto il clima elettrico di attesa gioca persino buffi scherzi. Domenica qui vicino c'era un vescovo in talare bianca a consacrare la nuova chiesa di Cristo Re, racconta Peter. E qualcuno, specie non cattolico, vedendo appunto un uomo tutto vestito di bianco, ha pensato: il Papa è già arrivato, perché c'è molta eccitazione. Peter fa parte del comitato organizzatore che si è occupato appunto del distribuire i 1200 posti qui in chiesa. E quanto al rammarico dei molti rimasti fuori, lo capiranno, dice, non possiamo starci tutti insieme qui nello stesso momento, ma del resto abbiamo seguito le linee guida che ci ha dato la conferenza episcopale. Tra i detentori del prezioso permesso di entrare c'è Nancy, donna in sedia a rotelle, nata e cresciuta qui vicino, che già pregusta l'incontro a tu per tu, spera, con Papa Francesco.
Il sole ormai sta calando, è tempo, ci hanno suggerito di andarcene, non prima di farci raccontare la sua eccitazione. L'ho sempre visto in TV o sui giornali, ma mai di persona, sarò felicissima. E quanto al Papa che visita una baraccopoli, Nancy riflette e conclude con parole ispirate. Incontrare i poveri qui a Kangemi, un po' come faceva Gesù Cristo. Francesco sarebbe potuto andare ovunque, ma così ci fa vedere che in lui i poveri hanno un posto speciale. Lui ama i poveri e ha un messaggio per noi, di avere speranza. To have hope.